un saluto a tutti gli amici AndroidWorld.it, benvenuti nel confronto fra i due top di gamma Sony usciti veramente a brevissima distanza nel 2015. Parliamo di Sony Xperia Z5 a sinistra e Sony Xperia Z3 più a destra. Il nome non è così strano perché poi in realtà in certi paesi del mondo Z3 più è uscito come Z4 e quindi per questo si capisce il perché del succedersi molto molto rapido. Sono due smartphone, devo dire, molto molto simili quando li si mette accanto. Devo dire che ho avuto un'impressione un po' diversa rispetto a quello successo altre volte, dove invece due dispositivi mi sembravano molto simili e poi mettendoli accanto ho scoperto avere molte differenze. Qui è stato un po' l'opposto. Provando Z5 ho avuto un bel feeling superiore anche a quello che ho avuto con Z3 più. Se poi li ho rimessi accanto, in realtà ho scoperto essere molto più simili di quello che pensavo. Li ho un pochino riutilizzati e ho visto come comunque Z3 più, che mi aveva a sua volta, quando ho fatto la recensione, colpito positivamente, effettivamente è molto simile allo Z5. Z5 che è migliorativo, è un aggiornamento migliorativo secondo me, soprattutto dal punto di vista estetico, ma non ha comunque solo e soltanto punti forti rispetto allo Z3 più. Intanto scopriamo come, mettendoli fianco a fianco, benché il design sia leggermente differente, si vede come sono basati sulla stessa scocca. Fondamentalmente hanno moltissimi dei tasti nella stessa identica posizione, a parte il bilanciere del volume. Mi piace più quello dello Z3 più in alto, questo Z5 è un po' in basso. Questo tasto del Z5 è più grande perché la grande novità di Z5 è la presenza di un lettore di impronte digitali. Questa è la parte inferiore, parte sinistra, ecco qua, parte superiore, quindi un leggero spostamento dei microfoni, e di nuovo sulla parte destra. Anche dietro i due smartphone si somigliano molto, vado a bloccarli. Sono due smartphone realizzati entrambi con la cornice metallica, entrambi con il vetro sulla parte posteriore. Sono però diversi perché Z5 ha un vetro satinato sul retro. Il grandissimo vantaggio è il fatto di praticamente non trattenere più neanche mezza impronta. Guardate la differenza incredibile fra i due smartphone. Lo svantaggio secondo me, un altro vantaggio sicuramente è che anche al tatto è veramente bellissimo. Lo svantaggio secondo me qui è che i due smartphone hanno una ergonomia diversa. Lo Z5 scivola molto 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 di più, e già lo Z3 non è che avesse proprio un grip superlativo. Le dimensioni sono quasi identiche, 146 entrambi, 72 entrambi, 7,3 mm, 6,9 mm, quindi siamo andati leggermente a crescere. Sono entrambi smartphone con certificazione IP68, entrambi, avete visto, non hanno sportellino, due batterie molto simili, 2900 e 2930 mAh. Rimettendoli un po' sotto torchio, secondo me le autonomie sono abbastanza paragonabili. Entrambi soffrono di surriscaldamento che rallenta un po', scusate, aumenta un pochino il consumo energetico. Direi che sono veramente molto paragonabili. Surriscaldamento dovuto in buona parte al nuovo processore Snapdragon 810 octa-core da 2 GHz, che come sappiamo non è proprio un campione di contenimento del calore. Entrambi 3 GB di RAM, entrambi 32 GB di memoria interna espandibili tramite micro SD, entrambi con due schermi IPS 5 pollici e 2 Full HD, quindi 1920x1080 pixel. C'è però, devo dire, una differenza fra i due display a favore dello Z5. Sono impostati entrambi con la luminosità adattiva e entrambi a un livello, anzi ce li mettiamo perché non lo erano, praticamente identico. Nella resa dei colori sembra come se il Sony riesca, il Sony, sono entrambi due Sony, se lo Z5 riesca a spuntare leggermente sullo Z3, e anche probabilmente la gamma cromatica è un pochino più ampia, perché guardate il tronco di quest'albero che qua giù diventa rapidamente nero e qui invece si continuano a vedere un pochino meglio i contorni. È una differenza veramente microscopica, bisogna mettere i due schermi fianco a fianco per notare questa differenza. Ecco i due neri, anche qui appena appena un punto a favore per il nuovo Sony. Vediamo se trovo anche il bianco. No, questo forse.
No, sto premendo su una cosa che non è niente. Vediamo se riesco a recuperarlo. Eccolo. Ok, e anche qui si nota come il bianco sia migliore. Facciamo scomparire questi cloni. Sia migliore sullo smartphone a sinistra. Come al solito in videocamera è veramente difficile riuscire a far percepire queste cose. Dovrete quindi necessariamente fidarvi. Le fotocamere sono diverse. Qui abbiamo una 23 megapixel, che in realtà è una 25 che scatta a 23, e qui abbiamo una 20,7. Come qualità, Z3 Plus è un miglioramento rispetto a Z3, Z5 è ancora un miglioramento rispetto a Z3 Plus, quindi sicuramente bene. Come sapete, non sono un grandissimo fan del software di scatto di Sony, però voglio mostrarvi le novità del nuovo smartphone, che tra l'altro spero arrivino su Z3 Plus con un aggiornamento. Allora, la prima è il fatto che anche in modalità, di scatto automatica si riesca finalmente a scattare a 23 megapixel, quindi al massimo della risoluzione in formato 4 terzi. Qui, anche impostando i 4 terzi, la risoluzione massima in modalità automatica è quella da 8 megapixel. Bisogna passare alla modalità manuale per trovare i 20 megapixel completi. Sempre in automatica abbiamo poi adesso dei controlli rapidi che mi sono tornati molto molto utili quando ho scattato foto durante la mia prova. E poi abbiamo anche, se non ne vado errato, un paio di funzioni in più. Abbiamo il nuovo sticker creator e stavo cercando. Ok. Non riesco più a ritrovarlo. Ok, niente, probabilmente mi sto inventando una funzionalità che ricordavo che non riesco a ritrovare. Perdonatemi questo errore, ma direi di proseguire. Allora, un'altra cosa che possiamo andare a testare è sicuramente la potenza degli speaker. Speaker che rimangono frontali. Allora, il suono del Z5 è sicuramente è un pochino più pulito, è un pochino più spazioso, ma il suono di Z3 Plus era più corposo, quindi si è perso un po' della corposità del suono a favore di una pulizia maggiore che aiuta in certi casi anche a far sentire più, in modo più netto le parole, se stiamo guardando per esempio un video, eccetera, eccetera. Sul volume siamo più o meno a un livello paragonabile. Che cosa altro è cambiato? È cambiato il software, e anche qui spero che Z3 Plus possa ricevere presto l'aggiornamento per farli mettere, diciamo, al pari. Come vedete è diverso il tasto del drawer, le icone che troviamo qui nelle piccole app. Se andiamo nel drawer dell'applicazione vediamo che è cambiato il modo in cui vengono, no, sì, ok, vengono gestite le applicazioni. Qui abbiamo un menu laterale che non mi piaceva affatto. Sostituito da questo decisamente più intuitivo, è rimasta sempre la ricerca all'interno del drawer, mentre le applicazioni sono sostanzialmente le stesse, e questo anche perché le applicazioni si aggiornano separatamente dallo store di applicazioni Sony. Ok, è arrivato decisamente il momento di fare una prova anche per quanto riguarda il web browser che su entrambi i modelli è ovviamente Chrome, perché come sappiamo Sony ha abbandonato il browser stock ormai da un po', e dove con stock ovviamente intendo stock di Sony. Prestazioni paragonabili, identiche, anche perché l'hardware alla fine è identico. E l'ultima cosa che vi voglio mostrare qui, ovviamente, come faccio sempre, è un bel benchmark per metterli alla prova. Quale sarà il risultato finale? È abbastanza facile immaginarlo, anche se sappiamo,
essere il processore Snapdragon 810 un po' imprevedibile sui risultati finali. Ok, il test è finito, abbiamo avuto due risultati abbastanza simili, intorno ai 50.000, anche se come vediamo Z3 Plus ha fatto un 46.000, che lo pone più in basso rispetto allo smartphone di recente uscita. Ma quale scegliere fra questi due dispositivi? Intanto Z3 Plus ha dalla sua sicuramente il fatto che costa meno. Il lettore di impronte digitali è buono, ma non è fra i migliori e non è sicuramente posizionato al meglio lì sul lato, e quindi fra i due, soprattutto se trovate una buona offerta, forse può ancora valere la pena di acquistare lo Z3 Plus. Ma Z5 rimane secondo me migliore di Z3 Plus, quindi se costassero la stessa cifra io consiglierei assolutamente di lanciarvi sullo Z5, soprattutto per la fotocamera ancora migliorata e anche per lo schermo che è ancora migliorato. Per questo rapido confronto fra i due top di gamma Sony è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.